Buongiorno, 19 luglio. Volevo parlare esclusivamente in questo caso di banche. Nell'ultimo rapportino vi ho menzionato di come abbiamo fatto le conferenze stampa su Veneto Banca, Popolare Vicenza, la presentazione del libro su Banca d'Italia, quindi pesantissime responsabilità nel settore bancario. Ora vorrei leggervi una frase di Papa Francesco della sua enciclica Laudato Si. A prescindere dall'essere cattolici o meno, credenti, praticanti o meno, sta di fatto che questo Papa, a mio avviso, ha una grandissima credibilità, è una persona coerente e sta dicendo cose estremamente, estremamente rilevanti, come questa che ha scritto, ve la leggo proprio virgolettata, il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema bancario, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Allora, sono meno di 50 parole. In queste 50 parole il Papa fa una descrizione durissima, precisissima, un atto di accusa enorme sul mondo finanziario. Salvataggio ad ogni costo delle banche facendo pagare il prezzo alla popolazione. Quindi la popolazione, il pubblico, il cittadino ha pagato il salvataggio di aziende private, perché ricordiamolo, le banche, non stiamo parlando delle banche centrali. Il Papa si riferisce al salvataggio delle banche private che è stato fatto. Quindi abbiamo salvato aziende private con denaro pubblico per migliaia di miliardi. Vi ricordo che per dimezzare la mortalità infantile nel mondo servono 80 miliardi di euro, per dimezzare la mortalità infantile nel mondo, e non si trovano mai 80 miliardi di euro. Per le banche ne abbiamo versati almeno 100 volte di più, almeno 100 di volte di più sull'unghia denaro pubblico. Questo salvataggio senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema. Quindi la politica non vuole, non si è minimamente posto il problema come facciamo per evitare che risucceda questo. E questo perché, lo dice il Papa, questo riafferma un dominio assoluto della finanza. Poche parole precise. Modestamente le dico io, ma lo dicono moltissime personalità molto più competenti e influenti di me: dominio assoluto della finanza. Le lobby a Bruxelles, chi ha il denaro ha il potere, dominio assoluto della finanza. Aggiunge, questo non potrà che generare nuove crisi. Anche questo lo diciamo in tanti, siamo seduti su un'ulteriore bolla. Eravamo seduti nel 2008 sulla bolla dei mutui subprime statunitensi che è scoppiata e ha determinato quella crisi di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Adesso siamo seduti su un'ulteriore bolla, ancora più grande, di cui naturalmente i mass media non ne parlano. Allora io voglio esortare tutti, ripeto, credenti, non credenti, cattolici, protestanti, musulmani, qui non ha importanza perché la finanza non guarda in faccia assolutamente alla religione di appartenenza. Voglio esortare tutti a fare leva, a fare perno su questa enciclica per il semplice motivo che mediaticamente è molto importante. Cioè, quando io dico questa frase l'ha detta il Papa, ha decisamente peso. No, non possiamo, penso che nessuno dirà, ma il Papa non ha importanza. Quindi volevo dire, esortarvi e attivarvi ciascuno nel proprio comune, ciascuno nella propria parrocchia. Riportiamo, portiamo il problema della finanza in prima pagina. Il Papa lo dice chiaro e tondo, è la priorità delle priorità, cioè questo dominio assoluto. Quindi dominio assoluto vuol dire che la finanza nella pratica ci governa, decide il destino quotidiano di noi tutti. Quindi ciascuno di voi, attivista, non attivista, 5 stelle, non 5 stelle, chiunque voglia utilizzare questa leva, attivatevi.
parlatene con i vostri amici, parlatene con i parrocchiani, parlatene con il parroco, parlatene con i consiglieri comunali. Questa è la battaglia delle battaglie, è la priorità delle priorità. Ricordo sempre l'esempio: nel 2013, anno di lacrime e sangue, i primi 25 dirigenti degli hedge fund, che sono soprattutto fondi speculativi, in un anno hanno guadagnato i primi 25 20 miliardi di euro, il che vuol dire quasi 1 miliardo a cranio, il che vuol dire che seduti in scrivania, senza produrre una matita, senza produrre un tavolo, senza produrre nulla, facendo girare denaro, ognuno di questi 25 dirigenti ha guadagnato circa 1.800-1.900 miliardi di lire in un anno, facendo solo girare denaro e creando speculazioni, quindi danno, sofferenze per noi tutti. Questa è una cosa che deve finire. Questi dirigenti non hanno nessun problema di responsabilità perché poi i danni li paga la banca. La banca viene salvata col denaro pubblico ed eventuali multe, ricordo le banche hanno pagato 300 miliardi di dollari di multe, che quindi poi alla fine le paghiamo sempre noi perché chiaramente ricaricano poi il costo sul pubblico, sui clienti. Questi non le pagano i dirigenti. I dirigenti sono stimolati a speculare il più possibile perché hanno i premi, questa cosa assurda, immorale. Più la banca guadagna nel breve, chiude l'anno in positivo e più loro hanno premi giganteschi. Questo li esorta, li stimola a speculare il più possibile, perché se la cosa va bene, guadagnano queste cifre folli, assolutamente immorali. Se va male, non pagano loro. Nessun dirigente finora ha pagato per i crack del 2008, per tutte le truffe compiute sinora. C'è la truffa del Libor che è durata anni e anni. Ha coinvolto un controvalore di 250 mila miliardi di euro. 250 mila miliardi di euro, non si riesce nemmeno a immaginare che razza di cifra sia. 250 mila miliardi di euro di denaro che è stato scambiato con un tasso di cambio appunto non regolare perché veniva manomesso il Libor, che appunto è un indice che serve per i tassi di cambio. Ora questi dirigenti non hanno pagato, quindi chiudo qui, esorto tutti ad attivarsi per portare il tema finanziario in agenda alla prima pagina. Vi lascio un link per approfondire un po', ovviamente materiali in internet ne trovate a iosa, io ho cercato di raccogliere un po' di materiale per agevolare un po' l'istruzione e la cultura personale. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.